Capitolo IV. I sogni della gioventù. Prima di andare a Torino, Giuseppe Proferio affitta le proprietà di Castelnuovo e dà procura al cognato Giuseppe Pavia. Nella capitale conta sull'appoggio dei Bracco, che sono parenti del cognato Cerutti di Rocca d'Arazzo, e di due amici, il chirurgo Rossi e il chimico Gioberti. Non dispone di grandi risorse perché non sa risparmiare e deve mantenere una famiglia di 9 persone, ma è fiducioso nella sua professione e ottimista nei confronti del futuro. Trova un alloggio da affittare nella casa Meina di via d'Angennes. Angelo è da un lato molto eccitato di entrare nel vortice della grande città come un navigante che si dirige verso un nuovo mondo. Ma dall'altro assiste con mestizia allo smantellamento della casa e alla vendita di tutto il mobilio, salvo alcune suppellettili di pregio. All'inizio di ottobre 1817 la madre parte dal paese con Angelo, il maggiore, che ha 14 anni, e le figlie, Carlotta, Clotilde, Luigia, Adelaide, Rosina, accompagnata dalla giovane domestica di Montegrosso con l'immancabile cane, Califfo. La madre si assume il compito delicato di custodire gelosamente la valigia, dove è conservato il tesoro di famiglia, 4.000 lire ottenute con la vendita di qualche juggero di prato. Nel primo tratto del viaggio da Castelnuovo a Agliano, la famiglia si sposta a piedi e si ferma a trascorrere la notte dallo zio medico Pavia, che coglie l'occasione per ammonire il nipote un po' scapestrato sui pericoli della grande città, il gioco, le donne e i piaceri del corpo, che sono una fabbrica di malanni. Da Agliano la famiglia si muove il mattino dopo su un carro trainato da un paio di buoi e malamente coperta da un lenzuolo, percorre 7 miglia di strade dissestate sotto una pioggia battente. Ad Asti entra dalla porta di San Quirico e alloggia all'albergo Savona, il cui padrone è un amico del padre. Il giorno dopo riparte alle 5 su una carrozza in affitto guidata dal cocchiere Menarolo. La madre tenta di alleviare i disagi del viaggio, particolarmente scomodo, cantando gli stornelli che piacciono al primogenito. Nonostante il ragazzo abbia lo stomaco in subbuglio, osserva curioso sfilare i paesi sotto i suoi occhi, ricordando con emozione i racconti del nonno sulla gente combattiva di Baldichieri e la leggenda del castello di Trofarello fondato dal diavolo. Dalla carrozza vede Villafranca accigliata e Villanova popolosa. Poco fuori da quel paese, il cocchiere ferma la carrozza davanti al terribile spettacolo delle membra sezionate di due ladri squartati e appesi a due alberi. Quella vista colpisce in modo profondo Angelo, che in futuro da giornalista, avvocato e deputato si opporrà con determinazione e fermezza alla tortura e alla pena di morte. A Poerino si fa sosta per il pranzo all'albergo dell'Angelo. Il ragazzo non ha appetito per le vertigini procurate dal viaggio e, guardando la pianura tutta intorno, prova tristezza per aver lasciato le sue colline. Poco dopo però si consola nel vedere il profilo delle montagne. Durante il viaggio la carrozza viene avvicinata da un viandante che Angelo riconosce come il cocchiere del viceprefetto francese De Robert, il quale fa con poche parole una lezione al ragazzo sulla grande città. A Poerino, centro di scambio per le merci provenienti da Genova, c'è grande traffico di carri, vetture, uomini a cavallo, mentre Moncalieri si distende serena e calma tra colli ameni e il suo maestoso castello. Finalmente la carrozza arriva in vista di Torino e a Angelo viene in mente il rifiuto di Alfieri della città sabauda per il suo aspetto militaresco e per i segni della dominazione straniera. Anche per lui, Giacobino, i Savoia non sono italiani e la loro capitale non è città italiana. Sfilano sotto gli occhi del giovane Proferio il Po e il castello del Valentino, carico di leggende misteriose e di morti violente.
Al casino di campagna il padre su un bel cavallo tedesco viene incontro alla carrozza e accompagna la famiglia in piazza Carlina all'albergo del Moro per trascorrere la notte. Piazza Carlina si presenta al ragazzo come una mescolanza di nobiltà per i magnifici palazzi e il monastero di Santa Croce e di plebe per le miserabili tettoie intorno all'albergo del Moro, frequentato dai mediatori astigiani di Nebbiolo. Sulla piazza si affaccia anche il ricovero delle convertite delle valli protestanti, dove venivano rinchiuse le bambine sottratte ai valdesi per farle diventare cattoliche. Angelo è ancora afflitto dai giramenti di testa, ma affacciandosi alla finestra della camera d'albergo è rincuorato dal vedere di fronte il settecentesco teatro d'Angennes, in cui alla sera il padre lo porta ad assistere alla rappresentazione del dramma popolare Il buon giudice. All'uscita dal teatro, Angelo si mette alla ricerca del cane Califfo che si è smarrito nel traffico della città. Gira invano nelle vie circostanti con la stessa ansietà di Enea alla ricerca di Creusa, gridando forte il nome. Vicino all'albergo un mendicante ubriaco risponde al richiamo e si avvicina. Angelo deve liberarsi dalla stretta dell'uomo con uno spintone, ma quel trambusto fa uscire i carabinieri dalla caserma che si trova sulla piazza. Quando viene identificato, Angelo risponde: «Sono un filosofo che fa versi in italiano, latino, piemontese». Quell'ingenua presunzione di chi nel suo paese è considerato un acuto cervello non commuove gli agenti, né deve intervenire il padre a garantire per il figlio. Il giorno dopo la famiglia si trasferisce nell'alloggio di via d'Angennes. La vita di Torino in quel tempo è fortemente condizionata dai decreti di Vittorio Emanuele I per ristabilire l'antico ordine con l'abolizione della legislazione francese. Il 21 maggio 1816 sono state ripristinate le costituzioni sabaude, anche con effetto retroattivo. Si è preso l'impegno di risarcire attraverso una commissione di liquidazione i creditori dei francesi, i quali hanno rivendicato ben 25 milioni, troppi per le casse dello Stato, e l'editto del 29 ottobre 1816 ha sospeso i pagamenti dello Stato. Pochi hanno il coraggio di opporsi, come l'avvocato Dal Pozzo, già presidente della Corte d'Appello di Genova sotto il governo francese, deposto dai Savoia, che denuncia i soprusi senza essere ascoltato. Tra quelli che hanno perso i diritti di cittadinanza con il ritorno del re di Sardegna ci sono gli ebrei, che sono obbligati a portare una fascia gialla sul braccio. Non vengono reclutati come soldati e al tramonto vengono rinchiusi nel ghetto. Non avendo possibilità di possedere beni stabili, si dedicano al prestito di denaro e al commercio. Il ghetto è uno dei primi luoghi che Angelo attraversa per recarsi alla nuova abitazione. Accanto alla madre che stringe la valigia del tesoro familiare, si inoltra sotto preoccupanti sguardi indagatori tra le vie strette e brulicanti di gente. Il giorno del trasferimento delle masserizie e della biancheria dall'albergo all'abitazione in via d'Angennes, Angelo passa nuovamente nel ghetto, carico di salviette che gli gonfiano il pastrano. Facile preda dei raggiri, accetta l'invito di una bella ragazza ebrea di entrare nella sua bottega. Da qui due ebrei lo portano in un cortile umido e sporco, dove alcuni individui stanno litigando tra loro, quindi proseguono su una scaletta oscura e tortuosa verso un pianerottolo pieno di ragnatele, dove comincia la contrattazione. I mercanti gli chiedono di vedere la roba, ma Angelo, sempre invasato dalla sua arte, crede che vogliano sentire i suoi versi. Gli ebrei si spazientiscono e gli fanno un prezzo per la biancheria. Il ragazzo rimane esterrefatto che alla sua poesia possano preferire le salviette e, per uscire indenne dall'imbroglio, è costretto a cedere. Dopo aver ammirato i palazzi di Piazza Carlina, prova un'impressione deludente della nuova casa. Una porta melanconica si apre su due stretti corridoi divisi da un terrazzo con lunghe scale. Il cortile è pieno di polvere e della cardatura, perché il portinaio o caraglio fa il materassaio. L'alloggio dei Broferio è al terzo piano ed è composto da una breve bassa galleria, una piccionaia, due camere ampie ma oscure, due gabinetti sotto la gronda, una cucina lunga e stretta, schiacciata come la coscienza di un usuraio.
Ci sono anche due soffitte, la prima destinata alle sorelle e la seconda alla domestica, un solaio alloggio per topi, gatti e nottole, una torre diroccata che diventa, nell'immaginazione di Angelo, la reggia di Alboino con i comignoli come palmizi del deserto. Ben presto la famiglia conosce gli altri abitanti del palazzo. Al piano terreno la famiglia Allegrone, originaria di Casale, che lavora il ferro e il legno e che la domenica suona la viola e la chitarra. Angelo si aggrega subito con il suo strumento. Nei mezzanini vive la famiglia Alazzone, che ospita il poeta Luigi Calcina, uomo istruito e bizzarro, in collera con il mondo. Al primo piano i conti Meina e le loro figlie hanno spesso ospiti illustri e autorità cittadine. Sullo stesso piano il banchiere Castelli convive con una bella signora e i loro due figli. Al secondo piano hanno alloggio l'avvocato Riccati, con una fantesca che si vocifera sia la sua amante, e il capitano in pensione Core, vanitoso e insoddisfatto del suo stato, sposato a una ricca vedova avara che vive nell'oscurità per nascondere le rughe. Tra gli altri inquilini, due colpiscono la curiosità del ragazzo: un'anziana madama Bonino, che ha vissuto i misteri del mondo, e il capitano dell'esercito francese Ghia, con moglie spagnola, che racconta con orgoglio giacobino le vicende delle campagne napoleoniche mentre si dedica alla cura dei suoi uccelli in gabbia. Insomma, Palazzo Meina è un piccolo universo con tanti personaggi che alimentano in diversi modi la fantasia narrativa di Angelo. Il ragazzo ha la sua stanza nella torre e immagina le storie degli abitanti e degli alloggi sottostanti. Quella dimora gli appare magica perché è vicina alle stelle, ai lampi, ai tuoni, alle nuvole. Sotto la protezione dei comignoli legge Shakespeare e Byron, e i personaggi dei poemi escono dai libri per popolare i tetti come su un palcoscenico. In quella casa Angelo passerà 12 anni, quelli più agiati e fervidi di sogni nella sua giovinezza. Arriva il tempo degli studi universitari. La sede dell'università è in via Po, fatta edificare da Vittorio Amedeo II nel 1713, secondo il disegno dell'architetto Ricca. Per andarci Angelo passa davanti al teatro dei Burattini di Gianduia, dove si ferma spesso a vedere con divertimento la Donna Serpente, il Corvo Fatale, il Castello degli Spiriti. Sostiene gli esami di ammissione con le prove di logica, di metafisica, di eloquenza italiana e li supera egregiamente, nonostante la paura della vigilia. Si iscrive alle classi di fisica e etica e di chimica perché non sa ancora se fare il medico, come vorrebbe il padre, o l'avvocato. Il professore di fisica è il prete Follini, un ognomo gobbo uscito dalle viscere della terra, un pezzo di carbon fossile con la parrucca, erudito ma disordinato, anche se benevolo con gli studenti. Al contrario, il professore di etica, Pasio, è avvenente e sorridente come l'arcangelo Gabriele, rende la sua materia una droga zuccherata per gli studenti, ma boccia senza pietà. Il professore Michelotti, di chimica farmaceutica, è un medico onesto e preparato, e padre Piano, originario di Castelnuovo Calcea, è un frate da bene, amico di famiglia. Lo studente Brofferio non è particolarmente interessato agli esperimenti di fisica e di chimica, anzi, condivide le invettive di Alfieri contro gli speziali e alla fine del primo anno prende la decisione di diventare avvocato. Affronta con impegno la riflessione proposta da Don Pasio sull'amore di Dio e sulla libertà individuale per evidenziarne le contraddizioni, perché se si dipende da Dio non si gode di alcuna libertà fisica, morale e intellettuale. Conclude con la domanda imbarazzante: perché Dio ha dato la fede a qualcuno e non a lui? Come già accadeva in collegio, durante le lezioni Angelo tiene sotto il banco le tragedie di Alfieri e compone versi. Dall'Etruria vendicata di Alfieri trae una sua tragedia su Lorenzino de' Medici, il regicida che libera la Toscana dal perverso Alessandro. Quando legge le sue composizioni ai compagni riceve però commenti di derisione che lo feriscono, ma non si dà per vinto e compone la tragedia Geta, con i quattro personaggi dello schema alfieriano, a cui aggiunge un quinto. Per il tema politico del dramma si ispira a Machiavelli, non conosce il teatro inglese e tedesco e del teatro francese ha soltanto letto qualcosa di Voltaire.
La famiglia attraversa un periodo di ristrettezze economiche, perché il padre non ha ancora una clientela nella nuova città e Angelo prova la fame del poeta nel doppio senso, fisico e spirituale. Ripone molte speranze nella nuova tragedia che ha scritto e vuole avere un giudizio su Geta e si rivolge al coetaneo Giovenale Vegezzi, che si diletta di letteratura, ma le sue osservazioni non lo convincono. Il padre, nonostante desideri che il figlio studi di più e sia meno invasato dalla scrittura, lo asseconda e lo aiuta ad avere la valutazione autorevole dell'abate Goffredo Casalis, uno dei verseggiatori più apprezzati di Torino, insieme a Regis, Andrioli, Rabi e Grassi. Casalis considera Geta una ragazzata, non rappresentabile in teatro, e invita Angelo a dedicarsi totalmente agli studi. Non accettando l'insuccesso nell'arte in cui è ansioso di eccellere, il giovane cade in uno stato di prostrazione assoluta. Prova un'infelicità così forte da avere pensieri di morte e prefigura il suicidio. Torino gli pare ostile. Il cielo è un coperchio di piombo oscuro che lo opprime e nelle notti insonni peregrina per le vie della città nella solitudine delle brine notturne. Una volta si inoltra fino al cimitero della Rocca, dove gli appare un fantasma vestito di bianco, il quale, come il protagonista della fiaba Giovannino senza paura, di fronte all'orco lascia cadere via via le sue membra, fino a perdere anche gli occhi, che, come due carboni accesi, saltano come ranocchi e alla fine ricompongono tutto il corpo. L'allucinazione gli fa molta paura, ma Angelo scoprirà poco dopo che il suo fantasma è soltanto una catasta di legna. Il padre si preoccupa della profonda malinconia che attanaglia il figlio, sentendosi in colpa per avergli impedito di coltivare la poesia, e trova l'opportunità di introdurlo in un salotto dove si parla di letteratura. La contessa F, una quarantenne ancora di bell'aspetto, amica di un vecchio conte, pezzo grosso di corte, accoglie Angelo e il padre, cigni di provincia, nella sua accademia frequentata da patrizi e borghesi e da accademici come Casalis e Rabi. Una sera può esibirsi anche Angelo, sotto gli auspici della contessa Montegrandi, moglie dell'ex viceprefetto francese de Robert. Tra giochi, galanterie e conversazioni letterarie inizia le letture dei componimenti Casalis. Poi canta la contessa e i professori Pasio e Accio elogiano le glorie del Savoia secondo lo stile dell'Arcadia. Infine tocca al giovane Proferio, che invece di avere in tasca il sonetto su Giuda, più adatto a quell'uditorio, ha un canto in terza rima appena abbozzato sulla morte di Luigi XVI. Mentre gli ospiti si attendono un panegirico per il re martire, il poeta esordiente lo appella come re traditore e, nonostante l'evidente imbarazzo dell'uditorio, continua con le sue terzine antimonarchiche. Per zittirlo, la contessa dà avvio a un valzer rumoroso che interrompe la declamazione. Dopo quell'esibizione inopportuna, Broferio non viene più invitato. Angelo si sente sempre più esiliato e prova nostalgia per il paese, come la madre, che a 35 anni ha dovuto affrontare un cambiamento radicale. Lei, abituata alla campagna, si trova tra estranei e sconosciuti e non riesce a seguire le banali conversazioni su sarte e modiste delle signore del palazzo. A Natale accompagna i figli a vedere il presepio, è uno spettacolo per loro nuovo e interessante. Le sorelle apprezzano le statuine dei personaggi natalizi, mentre Angelo, da impertinente volteriano, preferisce l'asino e il cammello. Nell'inverno del 1818 Angelo va ad assistere al Teatro d'Angin alla messa in scena, con l'interpretazione di Carlotta Marchionni, della Francesca da Rimini di Silvio Pellico, la cui prima rappresentazione è avvenuta con grande successo a Milano 2 anni prima. Riconosce nella tragedia la tessitura alfieriana dei quattro personaggi, ma non si entusiasma, perché a Pellico mancano i gagliardi sensi e l'odio per il tiranno caratteristici di Vittorio Alfieri. Il discorso di Paolo all'Italia non è improntato a maledire le oppressioni o a invitare all'insurrezione, come si aspetterebbe l'animo giacobino del giovane Proferio, ma esprime semplicemente l'amore per la terra natia. Angelo si convince che la ragione del successo sia nell'ammagliante soavità del verso,
dopo l'ispida corteccia dello stile alfieriano e soprattutto nella smagliante interpretazione di Carlotta Marchionni. Pellico è amico personale dell'attrice, frequenta la sua casa, innamorato della cugina di Carlotta, Teresa Bertolozzi, detta Gegia, a cui si è ispirato per il personaggio di Francesca. Gegia è una donna bella, ridente, con gli occhi celesti e la carnagione chiara, ha una piacevole e forbita favella toscana e suscita l'ammirazione di molti uomini. Anche Angelo la corteggerà. A Carnevale Giuseppe Brofferio accompagna la famiglia per la prima volta al Teatro Regio ad assistere all'opera Aureliano in Palmira, con i migliori cantanti del momento, seguito da un balletto di Montanelli. L'occasione è eccezionale perché il padre, pur non essendo nobile, ha a disposizione un palco. In quel tempo le chiavi dei palchi sono distribuite dal re all'inizio di ogni anno ai nobili di corte, i quali, a loro volta, le cedono a raccomandati o a borghesi disposti a pagare il valore del palco anche 10 volte di più. In platea trova posto la canaglia, cioè la borghesia, custodita a vista dai piattini, le guardie appiedate dal re. Hanno diritto a frequentare il palcoscenico per sovrano privilegio soltanto gli appartenenti della Società dei Cavalieri, 12 impresari anziani che pagano i favori delle coriste, delle attrici e delle figuranti. Il selvatico provincialetto rimane abbagliato dalla magnificenza dello spettacolo e dalle scenografie, ma si annoia all'esecuzione dell'opera, apprezzando di più il balletto, che è costruito a imitazione di Merope di Alfieri. Il giovane Brofferio è ammesso nel salotto della famiglia La Salla, di raffinata educazione e sensibilità d'animo, dove impara le buone maniere e ingentilisce la sua selvaggia persona. Il signor La Salle è un funzionario del Ministero delle Finanze di origine savoiarda, la moglie è sorella del presidente del Tribunale di Asti, Foassa, le due figlie, Luigia e Agostina, sono belle, spiritose e virtuose. Ogni domenica sera la famiglia riceve nella casa di via Arsenale famiglie ginevrine, tedesche e savoiarde, oltre che piemontesi, predisponendo piacevoli intrattenimenti con tè, punch, confetti e arance. I giochi di società si alternano alla recitazione di poesie e di brani di tragedie e con azioni mimiche e canti. Angelo si dimostra abilissimo nel suonare la chitarra. Si innamora di tutte le fanciulle che incontra nel salotto, abbandonando gli atteggiamenti melanconici. Diventa ben presto un interlocutore molto apprezzato per lo spirito ironico, la versatilità artistica, il discorso fluente. Il salotto La Salle di libera discussione letteraria è un'eccezione nel panorama della cultura piemontese, che è sotto la cappa pesante del ristabilito potere del clero. I gesuiti hanno riconquistato il monopolio dell'istruzione e dell'università. Il marchese D'Azeglio e il figlio gesuita Cesare Tapparelli condizionano la società cattolica dei figlioli di Maria, improntata al fanatismo religioso e all'assolutismo monarchico. I giornali Amico d'Italia e Corriere delle Alpi, emanazione della Società di San Francesco da Paola, sono decisamente favorevoli all'Austria, anche se la regina Maria Teresa, nata a Asburgo, dirotta milioni di euro a Vienna, dissanguando le finanze del Piemonte. Alla fine del 1818 il giovane Angelo vede al Teatro d'Angers La Lusinghiera di Alberto Nota, alla presenza di Carlo Alberto, di cui l'autore è in quel momento segretario. La commedia è un'imitazione della Vedova Scaltra di Goldoni, ma la protagonista risulta un'odiosa civetta, anche se mitigata dalla magistrale interpretazione di Carlotta Marchionni. L'opera è rappresentata in seguito a Milano, nell'aprile del 1819, ma nel frattempo Nota, vicino ad ambienti liberali, viene licenziato da corte per intrighi di alcova, essendo stato sorpreso con una bella fantesca savoiarda a cui è interessato anche Carlo Alberto. Da allora si dedicherà per alcuni anni esclusivamente alla scrittura drammatica. La visione della commedia di Nota fa cambiare i progetti teatrali del giovane Brofferio. Ora gli pare che la commedia sia un lavoro più stimolante della tragedia, perché è un genere tutto da inventare per argomenti, personaggi e intrighi. Nella tragedia tutto è più convenzionale e gli eroi sono fuori dalla misura umana. Nella commedia invece si mettono in scena gli uomini reali, con vizi e virtù.
Pur digiuno di quella tecnica di scrittura, ma aiutato dall'aspetto giocoso e divertente del suo carattere, Angelo compone in una settimana Chi non sa non faccia, anche se si rende conto che quel testo è più brutto di Geta, cerca di farlo rappresentare. Prende contatto con l'attore Carrani della compagnia Marchionni, il quale, dopo aver letto il testo, gli risponde che non si può fare per la stagione teatrale in corso. Proferio non si deprime come in passato e non si offende per le critiche. Rassegnato ad attendere, si dedica piuttosto allo studio, senza rinunciare allo svago con i compagni. Un giorno di giugno, Beraudi, convittore del collegio delle province e studente di medicina, sempre pronto agli scherzi, lo porta con sé al Po. Angelo non sa nuotare e, su suggerimento dell'amico, deve rimediare 8 scudi per comprare zucche e vesciche come salvagenti e il lenzuolo per asciugarsi. Ma Beraudi gli butta in acqua le zucche e lo abbandona nudo su uno scoglio, allontanandosi in barca con gli altri compagni. 3 lavandaie sulla riva si mettono a gridare, vedendo quel giovanotto nudo e agitato, che si butta comunque in acqua e viene salvato per miracolo dal barcaiolo fra i lazzi dei compagni. Ritorna lo scandalo della sua nudità di fronte alla gente, come quando a Castelnuovo Angelo è andato a pesca di rane, esempio di dabbenaggine ma anche di trasgressione. Per qualche giorno rimane chiuso in casa, temendo gli sberleffi dei compagni. Dopo quell'avventura entra in collera con il Po e, come annota nell'autobiografia, non imparerà neanche nell'età matura a nuotare secondo la corrente, cioè, in senso metaforico, ad assecondare le opinioni della maggioranza e ad adattarsi alle circostanze con il dovuto opportunismo. Una sera va a vedere in Piazza Castello, vicino alla libreria Pomba, i burattini di Giovannino degli Uccelli, che si esibisce in sale di teatro o in piazza. Il burattinaio fa tutte le parti, la moglie ringhiosa, il marito bastonatore e naturalmente il diavolo. Angelo si mescola con il folto pubblico di serve, ragazzi e spazzacamini e vede Aristodemo con Gianduia. A un certo punto Giovannino annuncia che gli hanno rubato il burattino del tiranno e che deve sostituire il testo rappresentato. Il pubblico reagisce bruscamente e il burattinaio deve scappare, ma si ritrova poco dopo a bere all'osteria con quelli che l'hanno fischiato. A metà luglio Angelo sostiene gli esami, fisica con l'abate Follini e etica con Don Pasio. Il professore Boucheron, di eloquenza latina, lo interroga su una filippica di Cicerone e lo promuove maestro di filosofia. Per premiarlo del buon esito degli studi, il padre gli offre un viaggio a Genova e a Milano. Ma Angelo preferisce tornare a Castelnuovo, un po' per nostalgia del paese natale e un po' per la vanità di mostrarsi da torinese ai provinciali astigiani. Passa per Asti, dove nessuno lo riconosce e dove il teatro è stato chiuso. Arriva a Rocchetta Tamaro, dove si svolge la festa patronale, il ballo a parchetto, i clarinetti e i violini scordati, il torrone e le scimmie, come a Castelnuovo. Si ferma per qualche giorno a Rocca d'Arazzo, dallo zio Cerutti, e ricorda la leggenda del castello e del suo feudatario che si oppose al vescovo di Asti e la cui anima ora si manifesta nel canto notturno del gufo tra i torrioni del castello. Anche lì c'è la festa del patrono, San Genesio, l'unico santo rappresentato con il violino. Angelo trascorre il periodo più lungo della villeggiatura a Agliano, dallo zio Pavia, dove il cane musonero gli ricorda Califfo e lo fa commuovere. Con lo zio va alla fiera di Nizza e a Castelnuovo. In casa di Madame Squillari soffre per 12 giorni di un'infezione intestinale e si affida alle cure del medico Garberoglio. Durante la convalescenza scopre Jacopo Ortis, si entusiasma per i contenuti politici di Foscolo e subisce il fascino dell'amore disperato del protagonista. L'Ortis diventa uno dei suoi libri preferiti e, quando torna a Torino, cerca una sua Teresa per cui valga la pena suicidarsi. Nel salotto La Salle incontra la bella e gentile madamigella Marianna Bouquier, di 4 o 5 anni più anziana di lui. La fanciulla non gli presta attenzione, ma il giovane le scrive una lettera sulla falsariga di quelle di Jacopo a Teresa, chiedendole in matrimonio. Inizia tra loro un debole legame che non può consolidarsi perché lei è nobile e lui plebeo e ancora studente. Resosi conto dell'impossibilità del matrimonio, il 17enne trascorre notti angosciose sotto l'influenza del suo sfortunato modello letterario. A quel punto intervengono le due famiglie e Marianna interrompe il rapporto con un biglietto.
Angelo, profondamente addolorato, vuole lasciarsi morire di fame. La madre teme che il figlio diventi matto, ma il padre gli somministra qualche pozione e dopo 3 giorni l'appetito prevale sui tormenti amorosi. Per il giovane Broferio l'approccio agli studi universitari è meno interessante delle conversazioni letterarie e del teatro. Infatti, pur conseguendo la promozione al secondo anno, alimenta piuttosto la passione per lo scrivere. È consapevole che i risultati sono ancora molto acerbi, ma il suo grande sogno è diventare poeta e tragedia di successo, non medico o avvocato.